una mega discarica abusiva scoperta in Toscana. Rifiuti speciali esposti alle intemperie e sequestri per circa 500.000 euro. La località di Pomarance, nel mirino degli investigatori. Al via la campagna referendaria dei deputati PD Elisa Simoni e Davide Ermini sul territorio toscano. È necessario un cambiamento, fanno sapere, in primis per il paese. L'assemblea di Confindustria arriva al Museo Pecci di Prato. Questa mattina la prima assemblea post-fusione. Il dibattito è stato aperto dal sottosegretario al governo Luca Lotti. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Apriamo il nostro telegiornale parlando dell'assemblea di Confindustria svolta questa mattina al nuovo Museo Pecci di Prato. Si tratta infatti della prima assemblea dopo la fusione di Prato, Pistoia e Lucca. A aprire il dibattito era presente il sottosegretario al governo Luca Lotti. Ma sentiamo in merito le sue parole e quelle del sindaco di Prato Matteo Biffoni. Oggi siamo a Prato, parliamo di Prato, ieri eravamo a Pescara, abbiamo raccontato i 18 milioni della città di Pescara, oggi 10 milioni e mezzo per la riqualificazione di un pezzo importante della città di Prato. Insomma, un'attenzione alle periferie che non è scontata. Troppe volte parliamo di ricucire il rapporto tra centro e periferie con l'inserimento del completamento delle risorse in legge di stabilità sui progetti per le periferie. Il nostro governo ha voluto dare un segnale chiaro e tangibile per quello che è l'impegno in questo importante settore. L'incontro di stamani mattina ne abbiamo fatto un accenno per quanto riguarda l'ammortamento, l'iperammortamento, gli investimenti che tramite la detrazione fiscale potranno avere dei vantaggi. Insomma, è una finanziaria che guarda alla crescita e allo sviluppo senza dimenticarsi gli investimenti sul sociale, tutti i denari che abbiamo messo sulle famiglie. A nostro modo di vedere è una finanziaria che guarda al futuro del paese. Speriamo che dal dibattito in aula questo venga fuori. Ecco, dal governo è arrivata questa importante risposta, oltre 10 milioni per un progetto per riqualificare le periferie di Prato. Di che cosa si tratta? Ma in realtà noi, il nostro progetto è un luogo che penso stia a cuore a molti: Bastione delle Forche, Piazza Mercatale e tutta quella zona, diciamo, dell'ingresso al centro storico, su cui noi vogliamo puntare molto. Riarrivano le risorse, stamattina ce l'ha riconfermato Luca Lotti, e penso sia davvero un risultato importante, un ulteriore segnale di vicinanza da parte del governo alla nostra città. Noi contiamo di partire a questo punto con i progetti nei prossimi settimane. E a Prato questa mattina era presente anche il presidente di Confindustria Boccia, che ha parlato ai nostri microfoni. Sentiamo. Ma Confindustria deve essere protagonista di un cambiamento all'interno del paese. Si ritorna a Prato, dove ci sono stati i forum di piccola industria, che ha visto una grande stagione associativa, e dove quei confronti hanno determinato il dibattito attuale di modernità di una Confindustria che giustamente si evolve in funzione dei tempi. Con un metodo che abbiamo condiviso, è quello della collaborazione per la competitività. I destini delle imprese sono legati ai destini del paese. Quindi una capacità di proposta nella logica di crescita all'interno delle fabbriche e all'esterno delle fabbriche come politica economica del paese è la grande sfida che dobbiamo accettare e cogliere, ma la crescita deve essere un progetto complessivo e non di un'unica categoria del paese. E una mega discarica abusiva è stata scoperta in Toscana, la più grande rinvenuta negli ultimi 10 anni, con sequestri per circa 500.000 euro. Ma sentiamo tutto il resoconto nel servizio di Alessio Poggioni. Potrebbe essere la discarica abusiva più grande scoperta in Toscana negli ultimi 10 anni, il tutto a pochi chilometri da Pisa. Il 4 e 5 ottobre scorsi le forze dell'ordine hanno messo in atto un'operazione volta al controllo dei rifiuti, utilizzando anche un elicottero del reparto volo della Polizia di Firenze, che ha effettuato dettagliate riprese fotografiche dall'alto e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pisa. Le operazioni di controllo e i successivi sequestri sono avvenuti a Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance e Radicondoli, nell'ambito di un'indagine avviata dal commissariato di Volterra. Il servizio ha permesso di confermare le ipotesi investigative, rinvenendo nei magazzini aziendali, suddivisi in 7 distinte unità locali, uniformi e numerosi contrassegni e cartelli stradali già in uso alle forze di polizia, messi in vendita senza essere stati privati degli elementi identificativi. Sui terreni limitrofi alla sede principale della ditta, i carabinieri del NOE hanno anche accertato la costituzione di una discarica non autorizzata che si estende per oltre un ettaro. In particolare, dopo aver minuziosamente esaminato quanto rinvenuto, è stato accertato che il titolare della ditta ha depositato nel corso degli anni ingenti quantità di rifiuti speciali, pericolosi e non.
Non, costituiti da estintori, gruppi elettrogeni, rottami ferrosi, vetro, vernici, cisterne, pneumatici, veicoli già in uso ai vigili del fuoco, marina ed esercito. Questi materiali e mezzi, tutti in cattivo stato di conservazione, provenienti principalmente da fuori uso di enti pubblici e da aziende private, sono stati abbandonati ed esposti per anni alle intemperie senza alcun tipo di autorizzazione al trattamento e gestione dei rifiuti, con conseguente pericolo di contaminazione e rischio di inquinamento ambientale. Gli agenti della Polizia Stradale hanno anche eseguito verifiche amministrative sia sui mezzi in uso alla ditta, sia sui numerosi veicoli usati. Inoltre, i carabinieri del NIL hanno accertato l'impiego di 6 lavoratori irregolari in totale carenza assicurativa e previdenziale, comminando sanzioni per 11.000 euro e sospendendo l'attività dell'azienda. In totale è stato stimato che i terreni e i beni sequestrati si aggirano su un valore di 500.000 euro. E adesso una notizia di cronaca, perché un giovane di 26 anni è morto travolto da un camion a Calenzano. Duilio Mignacca, 26 anni, stava infatti attraversando la strada quando un autocarro l'ha travolto. Si trovava infatti in via del Prignatone a Calenzano all'uscita dal lavoro quando un camion lo ha travolto non lasciandogli scampo. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Calenzano, i vigili urbani per i rilievi del caso. Il camionista è stato sottoposto all'alcol test risultando negativo e dichiarando di non averlo proprio visto. Adesso bisognerà capire se il camion stava andando alla velocità consentita in quel tratto di strada, già teatro di numerosissimi incidenti. E adesso voltiamo pagina, perché il PD continua la sua campagna referendaria nelle località toscane. Dei motivi del sì hanno parlato gli onorevoli Davide Ermini e Elisa Simoni. Ce ne parla Nico Malenotti. La campagna referendaria per il sì si radica nel territorio. Data la larga parte ancora di indecisi e la necessità di entrare nel merito delle riforme, sulle quali il popolo italiano sarà chiamato a dare il via libera o meno fra 7 settimane, i deputati PD Simone ed Ermini continuano il tour tra le località toscane per parlare direttamente con i cittadini e mobilitare la base elettorale. L'onorevole Elisa Simoni ha fatto il punto sulla situazione interna al partito in seguito alla presa di posizione di parte della minoranza. Certo, ci sono degli elementi della minoranza che condivido, quello per esempio della legge elettorale, di quello che si chiama in malo modo combinato disposto, penso sia un tema vero, un tema di cui preoccuparsi in una situazione del paese con anche derive antidemocratiche. Penso che sia il momento di aprire veramente, di trovare un'alternativa, una soluzione anche alla legge elettorale lavorandoci. Il Presidente del Consiglio ha aperto al Lodo Chiti, cosa che mi ha convinto fin dall'inizio per quanto riguarda la legge sul Senato, e una commissione si è costituita e anche Cuperlo ne fa parte. Quindi mi auguro che questo partito riesca a trovare la soluzione migliore, a stare compatto, perché il passaggio è stretto, ma non possiamo certo giocarsi il paese. A me hanno insegnato che viene sempre prima il paese, poi il partito e poi ognuno di noi. Sulla necessità di un cambiamento invece ha fatto appello l'onorevole Davide Ermini, scongiurando altri anni di immobilismo sul superamento del bicameralismo perfetto. Se c'è qualcuno che vuole votare no, libero di farlo, in un partito che discute tutto può essere. L'importante però è che veramente non ci sia tolta la possibilità di cambiare. Io lo dico perché questa riforma poi alla fine tocca sì il bicameralismo, ma non va a toccare nulla rispetto ai principi, ai diritti a dovere, alla forma di governo. Serve soltanto per mettere in moto un meccanismo diverso. Allora io dico ai conservatori del no: lasciate la possibilità ai nostri figli e ai nostri nipoti di dire che qualcosa abbiamo fatto, non lo lasciamo impantanato questo paese, nessuno è soddisfatto di come funzionano le cose in questo paese, e allora perché lo dobbiamo lasciare così? Se noi non lo cambiamo, domani non sarà più possibile cambiarlo per 10, 15, 20 anni, perché ci sarà comunque qualcuno che dirà è tutto intoccabile perché il corpo elettorale ha detto che non si può toccare. Ed oggi è una giornata fondamentale per il futuro della TAV in Toscana, dato che nel pomeriggio dovrebbero essere presentati i nuovi contorni del project review del sottoattraversamento di Firenze. In sostanza, l'amministratore delegato di FS Renato Mazzoncini proporrà le modifiche al tracciato della TAV e sul futuro della stazione Foster di Firenze. Su questo ha parlato anche il viceministro alle infrastrutture e trasporti Riccardo Nencini. Sentiamo le sue parole. Sto aspettando anch'io, ho già qualche notizia, ma la cosa fondamentale è vedere le cose scritte, proprio perché si tratta di un impegno decisamente molto importante. Io ho fatto due sottolineature. La prima, che si tratti di una revisione progettuale, non di un progetto nuovo, perché se si trattasse di un progetto interamente nuovo i tempi rischiano di allungarsi in maniera abnorme. Secondo, che venga tutelato il traffico su ferro locale e quindi un'attenzione particolare a tutto quello che si muove sul piano regionale.
E ieri sera a Telegram Alessio Poggioni ha ospitato il deputato di Alternativa Libera Massimo Artini, ex Movimento 5 Stelle, che ha parlato duramente dei suoi vecchi compagni di partito, attaccando soprattutto Luigi Di Maio, al centro di una presunta faida tutta interna al movimento stesso e capeggiata da Roberto Fico. Queste le parole che Artini ha detto alla trasmissione ieri. Sentiamo. Luigi è una persona pavida, né più né meno. Ma non solamente ora in questi ultimi passaggi, da sempre. Io mi ricordo espressamente, lo dico così rimane tra virgolette agli atti, durante la discussione sulla legge elettorale con Renzi, nei giorni prima in cui dovesse avviare quella cosa, io chiesi direttamente a Luigi di non farlo perché il suo ruolo istituzionale non lo permetteva. Cioè, in quanto vicepresidente c'erano dei ruoli legittimati, ovvero Brescia e il capogruppo al Senato, e non ricordo, ci sarà un perché, comunque il capogruppo Brescia era legittimato a fare questo passaggio, ma ovviamente c'era un percorso mediatico da dover creare nei confronti di quella persona che alla luce dei fatti, in una normalissima azienda, non dico in una grande azienda, in una normalissima azienda, un dirigente o comunque un funzionario che non riesce a comprendere una mail che gli viene inviata, è un funzionario che viene fatto da parte di un titolare. Quindi, diciamo, la costruzione mediatica di questa persona è finalizzata a quel tipo di passaggio, e questo crea di malumori. Fa piacere che Fico si accorga che il Movimento 5 Stelle non è più quello di una volta, non capisco cosa stia facendo per mantenerlo e perché Fico ne parli. Fico, parliamone, capiamoci, è uno che non ha mai preso più dell'1% come voti, quindi la sua capacità di saper creare consenso è pari a nulla. E in merito alla realizzazione della tranvia a Firenze ha parlato l'assessore Giorgetti, che ha dichiarato inizia la restituzione ai cittadini. L'assessore ai lavori pubblici conferma linee 2 e 3 in funzione a febbraio 2018, poi nuove linee fino a Sesto, Campi e Bagnarripoli. Sul tema è intervenuta anche l'opposizione, ha parlato Arianna Xekalos del Movimento 5 Stelle. Tutti questi milioni per portare la tranvia a Sesto con il treno si arriva già da Firenze in 11 minuti, basterebbe potenziare il collegamento ferroviario, suggerisce Arianna Xekalos. La cantierizzazione poteva e doveva essere fatta meglio, evitando un impatto così pesante alla viabilità, commenta invece Tommaso Grassi. E adesso cambiamo argomento, perché ieri il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella ha presentato in una conferenza stampa il nuovo servizio di linea diretta con il Consiglio attraverso un nuovo servizio di WhatsApp. Ma vediamo di cosa si tratta nel servizio. Al via il servizio WhatsApp messo in campo dal vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella. L'obiettivo è accorciare la distanza tra cittadini ed il mondo delle istituzioni attraverso l'utilizzo della tecnologia. Uno strumento che permetterà così ai toscani di mettersi in contatto con il vicepresidente, con la possibilità di chiedere e ricevere informazioni relative all'attività della regione. È un nuovo modo di comunicare, ci mettiamo al passo con i tempi, ha così dichiarato Stella durante la conferenza stampa. Un nuovo servizio innovativo, abbiamo deciso di aprire un servizio WhatsApp per tutti i cittadini che hanno voglia di comunicare con il vicepresidente del Consiglio regionale. Le distanze fra la politica e i cittadini sembrano ancora lunghe, non basta internet, non bastano più le email, allora un servizio di WhatsApp in tempo diretto, tutti i cittadini ci possono mandare un messaggio, noi risponderemo assolutamente in tempo diretto, appena ce la facciamo, per comunicare e avvisare quello che fa la Regione Toscana, quali sono i bandi, come poter partecipare, quali sono le opportunità di finanziamento, qual è l'attività che sta svolgendo il Consiglio regionale, insomma un nuovo modo di comunicare, ci mettiamo al passo con i tempi per accorciare le distanze fra la politica e i cittadini. Crediamo che sia utile farlo, lo abbiamo fatto, tutti i cittadini possono mandare un messaggio al 331-5279-611, nuovo servizio di WhatsApp del Vicepresidente del Consiglio Marco Stella. Ed è arrivato un comunicato stampa da Amici della Terra Toscana in merito alle notizie riportate dagli organi stampa riguardo alla realizzazione del termovalorizzatore. Sottolineano che l'autorizzazione prevede che l'analisi dell'aria sia avviata un anno prima dell'entrata in esercizio dell'impianto e non prima dell'apertura del cantiere. Nessun ostacolo quindi all'apertura del cantiere del termovalorizzatore. Ed è tutto, Studio TG termina qui, vi ricordo soltanto l'appuntamento di questa sera alle 20.35 con Telegram, dove sarà ospite il consigliere regionale Nicola Ciulini. È tutto, a tutti l'auguro di una buona giornata.